orbi qua, italiani. Allegri ragazzi. Ma no, perché voi siete soldati italiani, soldati no? Italiani, soldati leggero. Eppure io. Ah, adesso ho avuto una varia, il manacotto dell'olio, la pizzeria, poi lo guardo. Sto andando a Creta. Allora, il nostro reparto è stato aggregato con gli inglesi. Con gli inglesi? Inglesi, hanno 7 apparecchi. Inglesi e gli americani sono organizzatissimi. Che c'è degli inglesi americani? Inglesi americani, ma vi siete arresi? Ma chi? Ma non sapete niente! Non sapete niente! C'è stato l'8 settembre! E che c'entra? Tutti gli anni c'è l'8 settembre. Anche il 9, il 10, c'è. Che è sto 8 settembre? Ma scusate, ma voi da quanto tempo che state qua? Da giugno. Giugno? Giugno, e di che anno? 41. 41? Giù, eh? 3 anni? Come 3 anni? Minchia, 3 anni che state qua! 3 anni! Allora, hai sentito? 3 anni che sta qua! No, pure lui sta qua, tutti insieme stiamo qua da 3 anni. Ah, tutti quasi? E siamo arrivati insieme. E voi non sapete niente, non sapete che so, una radio o qualcosa, no? Sì, ce l'avevamo. Allora vi devo dire tutto, vi devo spiegare tutto. Allora, Mussolini è caduto. L'Italia è divisa in due, praticamente. A sud ci sono gli inglesi e gli americani. No. Al nord ci stanno i tedeschi con i fascisti. Si è formato il CLN. Che è il CLN? Comitato di Liberazione Nazionale, i partigiani. C'è la guerra civile. Sentiamo. Tu puoi dire, perché quelli che erano amici sono diventati nemici. E quelli che erano nemici sono diventati amici. C'è un grande fermento, ci sono un sacco di possibilità, un sacco di cose da fare. Capito? Non possiamo starne fuori. Questa. Ci sono grossi ideali in gioco. Possono fare anche un sacco di soldi. Ecco. Fatto. L'abbiamo messo. E questo qui? Mio, non ti pensi.